Alessandro, ci ha lasciato così all'improvviso che non abbiamo avuto il tempo di dirgli quello che sente il nostro cuore, perché si pensa sempre che ci sia un domani per farlo. Troppo spesso, presi dalla quotidianità, non ci accorgiamo delle persone e di quanto riguarda la nostra vita. Tu eri per noi forza, determinazione, altruismo, spensieratezza, ma eri anche un punto di riferimento per tutti noi. Eri un esempio di laboriosità, dedizione per la tua famiglia. Eri la nostra ventata di positività e allegria. Sei entrato nel cuore di tutte le persone che ti hanno incontrato, anche per un solo istante. Grazie alla tua disponibilità, alla tua contezza nel dare una mano. Parenti, amici, tutti, ti ricordano e ti ricorderanno sempre come ragazzo, vivace, solare, scherzoso, rispettoso, rassicurante, volenteroso e affidabile. Vogliamo dirti grazie di esserci stato per noi così. Per questo, anche se lasci il cuore incolmabile, la tua presenza non ci mancherà mai, perché abbiamo imparato da te i valori, i principi che illumineranno la nostra vita. Sarai per noi la nostra forza, la nostra guida, il nostro Alessandro, il nostro angelo. Il tuo sorriso rimarrà in tutti noi. Ciao, Ale. Caro Alex, se oggi sono qui a pronunciare questa frase è soltanto perché ci sei tu a darmi la forza per trovare le parole. In questi giorni passati col cuore in gola, ma allo stesso tempo pieno di speranza, fino all'ultimo secondo, per tutti noi sono stati moltissimi pensieri che affollavano la mente. In me sono riaffiorati i ricordi incancellabili della nostra infanzia, quando ancora dovevamo scoprire il mondo ed eravamo sempre a lei spensierati. Di quando tu biondo ed io moro, con delle semplici pistole fatte con le Lego, giocavamo ad essere Star Speedrush. Di quando tu per i tuoi compleanni giocavamo a scoccare la mezzanotte in camera tua. Di quando a piedi lupo si minavamo il panico, lanciando bombe d'acqua e schizzando la gente con il peso. Di quelle interminabili partite a pallone, con il polveroso carpetto di periferia, con gli amici di sempre. Di quando con gli scout in quel campo estivo in Svizzera, da adolescenti, io ero lì a rincorarti, perché a te mancava la tua famiglia, mentre tutti noi altri eravamo al settimo cielo per quell'avventura. Poi siamo cresciuti e troppo presto la vita ha preso la pretesa da te di diventare uomo, mettendoti di fronte prove difficili da superare. Ma non ti sei mai perso d'animo e poco a poco ti sei caricato la famiglia sulle spalle, trovando il coraggio di andare avanti e dando l'esempio a tutti noi. Ed io non te l'ho mai detto, ma ho sempre avuto una grande ammirazione per questa tua carica. A molti potrà sembrare strana, ma in questi giorni di atroce dolore siamo riusciti a cogliere qualcosa di positivo dalla tua grave perdita, che possa solo parzialmente venire il dolore di questo momento. Forse tu già lo sai, caro Alex, forse tu hai già capito tutto, ma ci tengo a far sapere a tutti della grande umanità e solidarietà che c'è e che c'è stata da parte di tutti i soccorritori e delle altre famiglie coinvolte in questa tragedia. Adesso tutto sembra così surreale, ma noi, col tuo aiuto che ci hai sempre assicurato, proveremo a farci forza e a compattarci ancora di più, ad andare avanti per onorare la tua memoria in tutti i modi e per farti giustizia, perché è inaccettabile andarsene in questo modo mentre si svolge il proprio dovere di lavoratore.
guarda cielo per venire a cercarti, ovunque tu sia, ovunque io sarò. Scambieremo un sorriso fraterno, come abbiamo sempre fatto. Ci mancherai tanto, ma abbiamo la convinzione che sarai con noi in ogni istante. Ciao, caro Alex, che la terra.